I leader mondiali di nuovo al capezzale della Francia che piange i suoi morti. Il segretario di Stato americano John Kerry, molto legato a Parigi, dice da Mosca dove è in visita per colloqui. Ci uniamo a voi nel nostro orrore per l'indicibile carneficina che ha avuto luogo a Nizza. Il problema è che io e il ministro degli esteri Sergei Lavrov e molti altri capi diplomazia siamo costretti a fare questo esercizio su base settimanale ormai. Caro François Hollande, dice il presidente russo Vladimir Putin, la Russia sa che cos'è il terrore e quali siano le sue minacce. Il nostro popolo ha affrontato tali tragedie in passato e i russi provano risentimento per quanto è accaduto a Nizza. Il nostro popolo simpatizza con quello della Francia in piena solidarietà. Così come il premier italiano Renzi condanna la violenza affermando che i terroristi non l'avranno mai vinta, la neo premier britannica Theresa May afferma: sono scioccata e rattristata per l'attacco orribile di Nizza. I nostri cuori sono vicini al popolo francese. Dobbiamo lavorare con i nostri partner in Francia e in tutto il mondo per difendere i nostri valori e per la nostra libertà. Il Papa ha inviato un messaggio via Twitter condannando la violenza ceca e esortando a pregare per le vittime e per le loro famiglie.